Tutti ormai sappiamo che il nostro paesaggio non è composto soltanto da vigneti, ma anche da itinerari che incontrano ciò che erano le nostre colline un tempo. Uno di questi itinerari si trova a Farra di Soligo, in località Borgo Grotta. Il Gor della Cuna è un percorso che risale un ruscello fino a raggiungere alcuni vigneti, classici esempi dell'agricoltura eroica. È Gianni Marciano, esperto di botanica e grande conoscitore di sentieri e segreti del territorio, a indicarci le particolarità della flora che in questa primavera anticipata sboccia sulle sponde del ruscello. La chiamano epatica perché vedi il lato inferiore della foglia ha il color fegato. Come si chiamano? Beh, lingua di cervo, però il nome scientifico anche non mi ricordo. Questa specie qua si è propagata dal giardino botanico di Padova e qua ha invaso tutto il territorio. Una specie un po' strana. A Borgo Rocca, così, si raggiungono le due identità del nostro territorio. Un bosco fiorito, ma potremmo quasi dire nascosto, e i vigneti svettanti, baciati dal sole e costruiti con la fatica degli uomini e delle donne. L'itinerario permette due soluzioni. Il sentiero raggiunge le torri di Credazzo e attraversa persino le cosiddette vedette. In alternativa, una variante più breve di un paio di ore al massimo che prosegue sul lato opposto della collina, passando per un parco e per un sentiero stretto, con splendidi scorci sul centro del paese.